Mi capita abbastanza di frequente di trovare persone che approcciano Linux per la prima volta o che comunque diciamo non sono pratiche o esperte di questo sistema operativo e una delle prime cose con cui si scontrano tutti è l'installazione dei driver della scheda video. Siccome ovviamente una delle marche, dei brand, dei marchi più diffusi è quello dell'NVIDIA e siccome NVIDIA non rilascia pubblicamente una versione open source dei propri driver, non è così scontato, non è così facile ottenere il massimo delle performance su un sistema Linux da una scheda NVIDIA. Ragion per cui oggi vediamo come installare in maniera pulita e semplice i driver NVIDIA per Linux. Cominciamo dal fatto che Nvidia rilascia sul proprio sito la possibilità di scaricare dei driver pacchettizzati, preparati da Nvidia stessa, genericamente compatibili con i sistemi Linux. Ovviamente c'è una pagina di specifiche dove loro definiscono con che cosa sono compatibili e quali sono i requisiti. Questo pacchetto di driver è disponibile in appunto una specie di installer che si scarica in tutto monoblocco, si lancia da shell e esegue l'installazione del sistema. Ora, ovviamente, tutto dipende dal contesto, quindi dipende da quanto siete esperti, dipende da, quale distribuzione di Linux state utilizzando, dipende da diversi fattori. Io utilizzo una distro di Linux chiamata Debian e sulla base della mia esperienza maturata con questa distribuzione su questo sistema operativo, sconsiglio l'approccio di installazione a partire dal driver scaricato dal sito Nvidia. Debian fornisce già nativamente un ottimo supporto ai driver Nvidia, ragion per cui c'è un modo più semplice, più pulito di installare i driver Nvidia in un sistema Linux Debian. Vediamo insieme quindi come fare. Intanto partiamo dal capire che cosa c'è a disposizione in Debian per quel che riguarda l'NVIDIA. Possiamo vederlo in questo modo. Andiamo sul sito dove si può esaminare il repository dei pacchetti Debian, quindi in packages.debian.org. Ok. A questa pagina noi potremo fare delle ricerche nelle liste dei pacchetti. Andiamo a cercare semplicemente la parola chiave NVIDIA. E andiamo a cercare solo per nomi dei pacchetti e anche, ma potremmo cercarlo per le singole versioni della distribuzione Debian, quindi dalla Stable Testing Unstable Experimental piuttosto che quelle vecchie, o addirittura cercare su tutte contemporaneamente. Ovviamente potrebbero venire fuori un grosso numero di risultati, ragion per cui ci limiteremo a cercarle sulla distribuzione stable, che è quella che normalmente consiglio di utilizzare se non si hanno particolari esigenze o non si è un po' smanettoni, per cui si vuole magari andare sulla testing per avere, diciamo, i pacchetti più aggiornati. Cerchiamolo quindi per la stable, comunque potete cercarlo nella sezione che preferite o ritornare su questa pagina e fare tutte le ricerche che volete. Search, ecco qua i risultati. Allora, intanto qua in alto, volendo, potete comunque filtrare la ricerca in base a una distro differente. Scusate, una distro differente perché praticamente con questi link fondamentalmente si riesce a inserire dei filtri sulla distribuzione. La attuale distribuzione chiamata stable è la cosiddetta stretch, ragion per cui selezionando stretch noi stiamo filtrando i pacchetti per l'attuale stable. Dopodiché possiamo decidere di filtrare i pacchetti in tutte le suite. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Debian è disponibile per un sacco di architetture di sistema differenti. Normalmente, oggigiorno, se state utilizzando un PC moderno, sono tutti compatibili con l'architettura 64 bit, ragion per cui la distribuzione, l'architettura che starete utilizzando è quasi sicuramente AMD 64. Tanta gente per approcciare Linux per la prima volta magari utilizza vecchi PC, nel qual caso magari non avete un processore compatibile con AMD 64, vi troverete a filtrare per esempio per i386 che è l'architettura standard a 32 bit. Se
noi filtriamo per MD64. Ecco, il problema è questo. Questo banner giallo già ci avvisa che c'è qualche problemino. Problemino relativamente, nel senso che ci sono un sacco di risultati. Quindi veniamo avvisati che la parola chiave non è abbastanza restrittiva, per cui c'è, come potete vedere, una quantità imbarazzante di possibilità legate alla parola chiave Nvidia. Quindi, ovviamente, muoversi qui dentro potrebbe essere abbastanza complicato, problematico. Quindi, come facciamo a filtrare o capire o sapere cosa dobbiamo andare a scegliere? Abbiamo ovviamente un supporto anche da parte del sistema operativo stesso tramite il nostro gestore dei pacchetti. A seconda di cosa voi utilizziate, io normalmente, nonostante utilizzi Plasma come ambiente desktop, quindi KDE, attualmente continuo a utilizzare Synaptic come package manager. Perché mi trovo abbastanza bene con le sue potenzialità, diciamo, di filtro ed elenco dei pacchetti. Andiamo ad aprire Synaptic, se non ce l'avete potete installarlo con apt-get install Synaptic. Ci vuole la password di superuser, ovviamente, per aprire il gestore dei pacchetti, eccolo qua. Andiamo a fare la stessa ricerca che abbiamo fatto sulla pagina web, quindi andiamo a scrivere Nvidia, andiamo a ordinare per nome di pacchetto. Ed ecco qua che abbiamo tutta una serie di librerie con dentro la parola chiave Nvidia. Tuttavia, se noi continuiamo a scorrere, arriviamo a un certo punto, ecco qua, con una serie di pacchetti che iniziano con la parola chiave Nvidia. Senza bisogno di impazzire ed esaminarli tutti, questo è molto lunga da indagare cosa siano tutta questa quantità di pacchetti, vi guido subito a quello che è il pacchetto che interessa a noi, che è il pacchetto Nvidia Driver. Ora, se guardate la descrizione di questo pacchetto, è scritto chiaro e tondo che è un metapacchetto. Cosa vuol dire che è un metapacchetto? Vuol dire che non contiene di per sé eseguibili o librerie o dei file essenziali come uno si potrebbe immaginare da un pacchetto che si chiama Nvidia Driver. Vuol dire che è semplicemente un pacchetto fittizio che ha lo scopo di collegare e mettere insieme altri sottopacchetti. Questa è una tecnica abbastanza utilizzata nel sistema dei pacchetti Debian per fare in modo che l'utente non debba impazzire a scaricare e installare un sacco di pacchetti, basta che ne seleziona uno e quest'unico pacchetto, andando a vedere per esempio i pacchetti, le proprietà del pacchetto, ecco qua, c'è dipendenze e come vedete nella pagina dipendenze c'è un elenco di dipendenze. Tutte queste dipendenze sono altri pacchetti Debian che verranno installati automaticamente da apt nel momento in cui chiediamo di installare questo pacchetto Nvidia Driver. Quindi il metapacchetto ha questo scopo, farci installare tanti pacchetti senza che dobbiamo andare a installarli uno a uno. Praticamente sfrutta il sistema di dipendenze e di risoluzione automatica delle dipendenze di apt per farceli installare tutti. Spendiamo ancora qualche secondo su questo pacchetto Nvidia Driver. Andiamo nella descrizione. Dice chiaro e tondo che questo pacchetto dipende dal driver binario, dalle librerie della Nvidia, e che serve a provvedere a fornire l'accelerazione per l'hardware fondamentalmente. A noi interessa molto questo passaggio, ossia la descrizione del pacchetto ci consiglia di andare a controllare il pacchetto Nvidia Kernel DKMS o Nvidia Kernel Source Packages, Nvidia Kernel Source, scusate, quindi i pacchetti DKMS Source che servono appunto per compilare, ecco, non mi veniva il termine, il modulo del kernel che è richiesto dal pacchetto dei driver. Questo pacchetto fornirà tramite le sue dipendenze il pacchetto, il driver dell'Nvidia nella versione 3.90.87. Attenzione che se state seguendo questo video, questo tutorial da una distro diversa dalla mia o da una versione di Debian diversa dalla mia, non è detto che abbiate riscontro dello stesso identico numero di versione. Io sul mio computer sto utilizzando una Debian Testing. Quindi il nome in codice è Buster, e allo stato attuale, alla data di oggi, il
la versione dei driver Nvidia disponibile è disponibile in realtà è la 39087-3. Io ho installato la 39087-2 perché ho fatto l'aggiornamento, mi sembra, 1 o 2 settimane fa. E in ogni caso non è un problema per vedere la procedura. Tenete presente che se siete appunto in stable, quindi stretch, oppure guardando questo video per esempio più avanti, potrebbe esserci un numero di versione differente, ma la procedura rimane invariata, o perlomeno io seguo questa strategia, questa procedura, questa metodologia da ormai qualche anno e finora non ho mai avuto problemi. Ora abbiamo capito qual è il pacchetto da installare e abbiamo preso nota di quali sono i due pacchetti da tenere d'occhio, o perlomeno che serviranno. Quindi potete usare Synaptic, potete usare la shell apt install Nvidia Driver. Aspettate che scarica e installa tutto quello che serve. A questo punto, come ci suggerisce la descrizione, noi abbiamo bisogno di compilare il kernel module richiesto da questo pacchetto. E questa è la parte più complicata, se vogliamo, se uno non sa già come fare. In realtà in Debian c'è un metodo estremamente, estremamente semplice per completare questo passaggio. E andiamo a vederlo. Ci serve un terminale a riga di comando, usiamo console, dove si è aperto, ecco qua. Dato che andiamo a compilare e realizzare un modulo del kernel, utilizziamo degli strumenti di compilazione di elementi comunque di sistema, non possiamo farlo come normale utente, dobbiamo diventare super user. Quindi, su spazio trattino, in realtà nella versione Debian stable, la stretch, bastava fare su e basta, senza nessun'altra opzione, per passare a super user con pieni poteri e poter fare praticamente qualsiasi cosa. In realtà adesso ho visto che con l'aggiornamento della testing, insomma uno degli ultimi aggiornamenti, è cambiato qualcosa relativamente al comando su e bisogna aggiungere spazio trattino per poter abilitare il super user insomma, a utilizzare tutti i comandi di sistema, perché non ho ancora avuto il tempo di indagare, studiarci e capire un attimino quali sono le differenze, lo farò, ma per il momento so solo che è qualcosa relativo alle variabili ambiente che vengono importate nel momento in cui si cambia da utente a super user. Comunque, se siete in stable, potete in stretch, potete tranquillamente fare su invio, altrimenti se siete in testing o buster o successivi, su spazio trattino. Password di super user. Ok, allora andremo a utilizzare un tool di sistema veramente comodissimo che ci semplificherà la vita tantissimo. La prima cosa da fare è assicuratevi di avere la lista dei pacchetti aggiornata, quindi apt update se siete in buster o testing o stretch, se siete in distro precedenti apt trattino get update, scaricate o aggiornate perlomeno la lista dei pacchetti disponibili sul repository ufficiale. Una volta che avete l'elenco aggiornato dei pacchetti, andiamo a installare quello che ci serve, quindi apt install. Anche qui io adesso userò sempre apt spazio opzioni. Se siete in versione antecedente alla stretch, apt trattino get spazio opzioni. Le opzioni, i comandi rimangono uguali, l'unica differenza è se usare apt e basta o apt-get tutto attaccato. Allora, apt install in install. Abbiamo detto Nvidia kernel source. Oh, ecco, l'avevo già aggiornato anche se non l'ho ancora installato. Poi ci servirà anche sicuramente il pacchetto di KMS, ma questo possiamo installarlo in un secondo tempo se non viene già giù direttamente con le dipendenze. Una volta installato il pacchetto Nvidia Kernel Source, assicuriamoci di avere un tool che si chiama Module Assistant. Basta che scriviate module e date doppio tab sulla tastiera per vedere l'elenco dei comandi disponibili. Come vedete io ce l'ho, Module Assistant, se non dovesse comparire, non fosse disponibile, anche in questo caso basterebbe fare apt install
module trattino assistant tutto attaccato assistant, e voilà. Ovviamente il mio è già alla versione più recente, però qualora voi non l'aveste già installato vi consiglio di farlo perché ci servirà subito. A questo punto lanciamo module assistant. Module assistant possiamo lanciarlo sia così, module assistant, comando esteso, sia tramite una scorciatoia, mma, tutto attaccato. Questa è l'interfaccia da shell di Module Assistant. Quello che noi andremo a fare in questo momento è solo update. Come vedete fa una specie di flash molto veloce da fare. E prepare. Prepare è la parte più importante. Ora, il mio sistema è già pronto e come vedete non fa nulla. Però è fondamentale quello che sembra abbia tentato di fare sullo sfondo. Praticamente Module Assistant si assicura che il sistema operativo sia in condizioni di compilare correttamente i moduli del kernel. Allora, non so se avete avuto modo di guardare i video che abbiamo fatto in precedenza su che cos'è il kernel, i video in particolare sull'amministrazione di sistema dove si spiegano brevemente i componenti di un sistema operativo, abbiamo accennato che cos'è il kernel, o comunque se sapete cos'è il kernel, i moduli del kernel sono nient'altro che appunto dei moduli software che il kernel utilizza per sopperire, per implementare, per avere determinate funzionalità che non sono naturalmente, nativamente integrate alla distribuzione del kernel. Il kernel ha un suo numero di versione, per esempio apt mi sta segnalando che io ho ancora installato una vecchia versione di kernel che al momento non è più necessaria e volendo potrei rimuoverla, che è questa, ne ho due addirittura, Linux Image 4.17.03 e 4.17.01. questa è la versione del kernel, una delle versioni del kernel disponibili in Debian. Credo che adesso io stia usando la 4.19. I moduli del kernel, per essere compilati per il kernel, hanno bisogno di una serie di pacchetti. Ovviamente c'è bisogno di tutto un ambiente di compilazione, quindi GCC, le libc e quant'altro, più i cosiddetti headers del kernel, che è un altro pacchetto separatamente, che non viene installato di default con il kernel, deve essere allineato alla stessa versione per cui volete compilare i moduli, ok? E questo pacchetto contiene l'interfaccia, tra virgolette, che il compilatore utilizzerà per poter compilare poi il modulo. Ora, mettere insieme tutti i pezzettini che servono a compilare un modulo del kernel non è una cosa impossibile, però è noioso e, per chi non l'ha mai fatto, complicato. Module Assistant ci aiuta in questo. Module Assistant, con le opzioni che abbiamo appena visto, quindi Update e Prepare, non fa nient'altro che andare a interrogare il sistema sulla presenza dei pacchetti necessari a compilare i moduli. Nel mio caso, come vedete, non c'è bisogno di installare nulla. Beh, a parte i non aggiornati che non mi interessano, però nulla da installare, nulla di quello che c'è installato da aggiornare. Invece, se mancasse qualcosa, apt partirebbe automaticamente a scaricare quello che serve. Ipotizziamo che io non abbia installato gli header corretti per il kernel in uso, per esempio, a quest'ora avreste visto passare l'installazione degli header del kernel. Bene, Module Assistant quindi ci ha garantito che il sistema adesso è pronto per compilare i moduli del kernel. Diamo invio, torniamo qua, usciamo dal programma, facciamo mma. Potevamo farlo anche da dentro l'interfaccia grafica, ma preferisco l'approccio in shell perché il log in uscita viene sparpagliato meglio e insomma è, secondo me è più leggibile, e comunque è più, non so, mi trovo meglio a lavorare in shell direttamente. mma, quindi stiamo invocando ancora Module Assistant, spazio a-i, altra scorciatoia per l'opzione che sta per auto install, vuol dire arrangiati con l'installazione, fai tutto in automatico. Di che cosa? Di Nvidia trattino kernel trattino source. Lanciando questo comando verrà compilato il modulo del kernel e automaticamente anche installato. Quindi alla fine di questa procedura voi vi troverete con tutto quello che serviva fatto e finito. Driver Nvidia installato correttamente. Verso la fine della creazione e installazione di questo modulo vi verrà segnalato se il modulo
Nvidia che state creando. È la prima volta che l'ho creato sul sistema, quindi il sistema, per esempio, è un sistema appena installato da zero, in cui il driver Nvidia non è installato nativamente dall'installer, perché l'installer tenterà di utilizzare dei driver open source come il Nouveau. Vi segnalerà per l'appunto che per rendere operativo il driver bisogna, diciamo, attivarlo tramite l'inserimento della parola magica del nome del driver nel file di configurazione di Xorg. Ora, cosa vuol dire tutto questo? Ovviamente ve lo segnala verso la fine dell'installazione, ma cosa vuol dire farlo? Vuol dire questo. Sempre da super user, con il tool Nano, che è l'editor testuale a riga di comando, andiamo a vedere nella cartella etc, dove c'è la cartella x11 con la X maiuscola, mi raccomando. La cartella x11 è la cartella dove ci sono i file di configurazione del server grafico. Ragionevolmente, come potete immaginare, le informazioni su quale driver della scheda video utilizzare sono legate al server grafico. Qui dentro c'è un file che si chiama xorg.conf. Come vedete, nella mia cartella non c'è il file xorg.conf. Questo è perché io sono in testing, adesso lo vediamo, ma io ho tre file che sono ereditati dal vecchio sistema. Questo mio PC Linux ormai è da almeno 3-4 generazioni di Debian che non viene formattato e reinstallato perché non ne ho mai avuto necessità. Tutte le volte aggiorno alla distribuzione successiva, quindi ho passato da una all'altra tutte le varie release di Debian e ho ereditato anche un po' di pasticci, file di configurazione vecchi e quant'altro. Comunque, nella cartella etcx11 voi potreste avere o non avere il file xorg.conf. Questo vi dico perché potreste avere o non avere, perché anche qui dipende molto da quale distro di Linux state utilizzando, da quale versione della stessa distro di Linux state utilizzando. Se state utilizzando una versione relativamente stabile o vecchia, quindi che ha qualche anno, potrebbe essere che il file nativamente, appena installato il sistema, non è presente, ve lo dovete creare. Ve lo dovete creare perché bisogna esplicitare l'utilizzo della scheda del driver Nvidia in questo file di configurazione. In altri casi, come per esempio nel mio sistema, sulla testing attuale, il file xorg.conf non è necessario perché il sistema si accorge da solo se è presente il modulo Nvidia. Ed è presente una scheda Nvidia, lo va ad utilizzare, quindi non c'è bisogno di esplicitarlo nel file di configurazione. Comunque, anche se foste nella condizione di dover scrivere nel file xorg.conf di utilizzare il driver, quindi esplicitamente, non mettetevi le mani nei capelli, non c'è niente di complicato. C'è un tool fatto apposta che è Nvidia, vediamo se ce l'ho installato, ma mi sa di no, non ce l'ho installato, allora andiamo a vederlo direttamente con il browser, quindi esegui comando. Ecco qua, andiamo su packages.debian.org. Andiamo qui e cerchiamo Nvidia, ops, Nvidia trattino xconfig. Eccolo qua. C'è un pacchetto che si chiama Nvidia Xconfig che potete installare tranquillamente. Ovviamente adesso è deprecato perché? Perché per l'appunto sembra che nelle ultime release di Debian non sia più necessario perché automaticamente il sistema riconosce se hai compilato il modulo del kernel e hai fondamentalmente una scheda video Nvidia, automaticamente viene utilizzato il driver giusto, mentre precedentemente nelle distro un pelino più vecchie non veniva riconosciuto in automatico. Potevate installarvi questo pacchettino, quindi se siete in questa condizione fate così. Questo pacchettino poi è uno script che lanciate da shell. Questo script non fa altro che generare un file xorg generato direttamente da questo tool. Come vedete, io in passato usavo ancora questo stesso computer, mi è rimasto dentro un xorg.conf vecchio generato appunto da Nvidia Xconfig. Andiamo a vederlo per curiosità cosa c'è dentro. Nano di etc x11 xorg.conf. Ah, ecco, perfetto, l'avevo svuotato, come non detto.
Allora, mi spiace, non ho un esempio da farvi vedere, però magari posso usare, vediamo se ne ho uno, quello di backup che mi ero lasciato. Sono tutti file vecchi, quindi sì, questo è valido. Allora, anche questo, come vedete qua in alto, è stato generato da NVIDIA Xconfig, quindi generato automaticamente. Questo è stato generato nel 2017, credo. Sì, boh, va bene. Allora, è un po' che non navigo effettivamente dentro questo file. Come vedete, il file X.org, adesso non stiamo a spiegarlo tutto perché è molto lungo, comunque è diviso in sezioni. In ogni sezione si tratta un argomento specifico della configurazione del server grafico. A voi quello che interesserà è solo ed esclusivamente la sezione device, in cui c'è la riga driver, in cui, tra virgolette, dovete aggiungere Nvidia. Molto semplicemente. Onestamente ci sono tonnellate di richieste con spiegazioni e risposte e pagine di esempio in più o meno tutti i forum, perché come mettere il driver Nvidia in X.org è stato un tema ricorrente per moltissimi anni, quindi sono sicuro che non avrete difficoltà a trovare un esempio di file. Comunque, ripeto, lanciando il tool Nvidia Xconfig, se siete nella situazione in cui vi serve averlo, vi genererà automaticamente questo file già completo, già fatto, già tutto pronto, non c'è da fare niente. L'unica cosa che dovrete fare è rinominarlo, perché si deve chiamare, deve essere in etcx11, si deve chiamare solo esclusivamente xorg.conf. Fine. Fatto questo, riavviate il sistema e il computer dovrebbe partire con Nvidia direttamente. Veniamo ora all'importanza del secondo pacchetto segnalato, quello di KMS, che dicevamo di KMS. Molto velocemente. Allora, il pacchetto Nvidia Driver che abbiamo visto prima, che è un metapacchetto, bla bla bla, dice di installare anche questo pacchetto, Nvidia Kernel DKMS. Questo pacchetto cosa fa? Il DKMS è un sistema che si usa nei sistemi Linux per automatizzare la ricompilazione dei moduli del kernel nel momento in cui il kernel viene aggiornato. Mi spiego meglio. Se siete in una distro Linux stable, è probabile che il vostro kernel non subirà grandi aggiornamenti nei mesi, ma se siete, come nel mio caso, su una distro Linux testing, allora in questo caso è probabile che a distanza di settimane o mesi la versione del kernel installata cambi. Dato che il vostro modulo del kernel Nvidia è stato compilato, come abbiamo detto prima, per una versione specifica del kernel, nel momento in cui la cambiate, riavviate il sistema. Parte il kernel nuovo invece di quello vecchio e di colpo non vi va più niente. Questo è un classico. Il DKMS serve esattamente a questo. DKMS controlla, tiene monitorati i moduli del kernel che sono stati compilati a mano, che non sono nativamente presenti. E quando viene scaricata e installata una versione del kernel nuova, molto semplicemente rilancia la compilazione dei moduli del kernel per la nuova versione del kernel, facendo sì che quindi quando uno riavvia si trova tutto a posto, tutto fatto, tutto funzionante. Questo è tutto bello in teoria, in pratica bisogna stare attenti ad una serie di cose. Ad esempio, assicuratevi che se viene giù una nuova versione del kernel, assicuratevi di avere scaricato anche la versione degli header coerente, perché se non lo fate il DKMS fallirà perché non avrai gli header per poter compilare il modulo del kernel. Detto questo, più o meno abbiamo visto tutto. Quindi, installando il pacchetto Nvidia Driver e successivamente Nvidia Drivers, Nvidia Kernel Source, Nvidia Kernel DKMS, sarete in grado di compilare e mantenere allineati con la versione del kernel i driver Nvidia. Come farlo? L'abbiamo visto molto semplicemente con un tool chiamato Module Assistant che si preoccupa in totale autonomia di recuperare tutti i pacchetti necessari alla compilazione dei moduli del kernel, mettere il sistema in condizione di compilare e successivamente compilare e installare il driver. A questo punto tutto dovrebbe funzionare. O è meglio, quello che mi auguro, perché sfortunatamente scoprirete che se iniziate a sbanettare con queste cose,
spesso e volentieri non vanno come uno si aspetterebbe, specialmente se, come faccio io, volete stare sempre in ballo, in gioco con versioni più recenti, quindi utilizzate ad esempio una distribuzione chiamata testing, dove capita che da un aggiornamento all'altro venga fuori ad esempio una versione di kernel più nuova, ma non venga rilasciata ad esempio una versione di Nvidia kernel source compatibile, quindi tentate di compilarla, non funziona e entrate in un loop da cui si esce solo con molta molta pazienza. Però ricordatevi sempre che c'è una cosa positiva: quando installate nuove versioni di kernel, le vecchie rimangono, come in questo caso, no? Vedete che il sistema mi segnala che ci sono dei pacchetti che sono stati automaticamente installati e non sono più richiesti, e mi fa vedere una versione vecchia di kernel. Sconsiglio di cancellare subito una vecchia versione di kernel funzionante appena ne scaricate una nuova. Aspettate sempre un po' di tempo, magari tenetene anche due o tre versioni. Perché? Perché se la versione nuova che viene giù non funziona o ha dei problemi, potete sempre, da bootloader, quindi da grab in fase di accensione del computer, scegliere di far partire il sistema con una versione vecchia che funzionava. In qualche modo se ne esce sempre, ci vuole solo molta pazienza. Bene, spero che questo video sia stato utile. Magari, visto che ci siamo già allungati troppo, non credo sia il caso di andare avanti a parlarne in questo video, però magari in un prossimo video potremmo vedere un altro argomento spinoso in Linux, che è come installare e configurare il driver Nvidia su un portatile con tecnologia Optimus, quindi con doppia scheda video e la ripartizione del carico di lavoro tra la scheda Intel del processore e la scheda Nvidia discreta nel portatile. Per ora è tutto, ci vediamo nel prossimo video.